Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Sì, perché oggi è il 3 di dicembre e io sono penso l'unica che abbia iniziato i Vlogmas il 3 di dicembre. Tutti hanno iniziato il primo, io ho iniziato il 3, ma sapete benissimo che io non posso caricare tantissimo qui su YouTube perché ho una linea del Kaiser e quindi farò dei Vlogmas un po' sporadici. E però mi sono ingegnata a fare una cosa molto carina, a mio parere, che è quella di mettervi un post al giorno, durante tutto il periodo, diciamo, di dicembre fino al giorno di Natale, dove vi faccio vedere dei piccoli dettagli, diciamo, di come, di quello che, ho in casa o comunque di quello che, riguarda il Natale. Quindi, che ne so, ho già messo due post e ho messo un post, vabbè, non ve lo dico, andatevele a guardare. Il mio Instagram è questo qua, il nome è questo qui, altrimenti trovate il link nell'info box diretto che ho aggiornato e quindi funziona tutto perfettamente. Ok. Scusate la faccia, ma stamattina non c'avevo assolutissima voglia di truccarmi. Infatti, mi vedete così bianca cadavere, cosa molto strana, visto e considerato che io comunque ho dei tratti scuri, ma di questo non ce ne può fregare di meno. Vedete qui un anticipo del mio albero di Natale, è praticamente la parte finale sopra, dove ho messo anche lui. Eccolo qua, lui è uno degli elfetti di Natale che sono sparsi per casa, che tra parentesi, apro e chiudo parentesi, l'avevo messi, allora, sono i folletti di Natale. I folletti di Natale, non so se lo sapete tutti quanti, ma diciamo si mettono a casa e diciamo che questi folletti fanno un po' di dispetti, spostano le cose, si muovono per casa, eccetera. Ora che è successo? Che io praticamente ieri l'ho messi e li ho fatti vedere a mio figlio, gli ho spiegato un po' tutto quanto, lui tranquillo, era contento, eccetera, eccetera, è andato a letto, ragazzi. È stata una tragedia. Si è svegliato alle 2. No, che cos'era? L'una. All'una. Si è svegliato all'una con il pianto perché lui, praticamente, poverino, c'aveva una paura che c'erano sti folletti che giravano per casa. Raga, non si può così. Insomma, alla fine mi è toccato dirgli che sono dei pupazzi, che l'avevo messo io, che era tutto un gioco per farlo divertire a Natale. Ma mi è dispiaciuto a morire. Io non pensavo ci rimanesse così male e si spaventasse così tanto. Invece me lo so trovato che piangeva disperato. Io non voglio dormire. Ma perché? Gli facevo, perché non vuoi dormire? C'hai sempre dormito, c'hai le stelline, le cose. Dice, no, perché ci sono quei cosi che girano per casa. Ciò che è che gira per casa? I cani? Il gatto? No, non sono loro! I folletti! Volevo suicidarmi! Volevo morire! Detto questo, adesso vi volevo far vedere un attimo uno svuota la spesa molto molto veloce, perché poi devo andare a prendere i figli. Ah, e tra parentesi, ho pure ripreparato il ragù, quindi ho tutto il pranzo pronto. Sono andata all'Eurospin e poi sono passata anche alla Coop. Dovevo prendere questi, che sono le farine senza glutine, perché signori e signori, mi è rivenuta l'intolleranza. E io ho già avuto intolleranza al glutine, dopo aver partorito Alessandro. Infatti, ho fatto la cura dei 3 mesi, eccetera, eccetera, bla bla bla. E mi sono accorta, in questi ultimi giorni di essere gonfia, particolarmente gonfia, quando soprattutto mangiavo il pane, la pizza, eccetera. Allora ho fatto una prova, ho preso dei panini senza glutine alla Coop e ho provato a mangiare quelli a vedere come reagiva il mio corpo. E il mio corpo ha reagito come supponevo, quindi per un periodo mi farò il pane e altre cosine con la farina senza glutine. Ho trovato questa qua della Char, che è quella più
diciamo più sdoganata, che la conoscono un po' tutti quanti, che si trova anche in farmacia. Questa qui è il Mixit universale. Questo qui si può utilizzare per qualunque cosa, sia per i salati che per i dolci. E poi ho trovato anche questa, che è un mix per il pane con farina integrale e senza glutine, specifico per persone intolleranti al glutine senza lattosio. Ora non so, adesso io non stavo guardando tantissimo. Non stavo guardando tantissimo, devo dire la sincera verità, ero un po' di corsa, quindi non ho letto benissimo gli ingredienti, però adesso ci darò uno sguardo, però da quello che vedo è fatta con farina integrale Nutri-Free, farina di mais, farina di riso, ok, quindi non c'è assolutamente glutine. Vediamo un po' come si comporta. Se si comporta bene, il pane lo farò sempre con questa. E quindi alla coppa ho preso queste due e poi ho preso una coperta per il letto, che poi ve la faccio vedere appena la metto dopo, perché ho rifatto il letto stamattina con le lenzuola pulite, e, però ci stava bene questa coperta. Allora, visto che l'avevo vista e mi piaceva, eccetera, eccetera, ho detto, senti, la vado a prendere, punto e basta. Poi, passiamo all'Eurospin. Allora, all'Eurospin da ieri sono iniziate le offerte valide fino al 12, quindi cercherò di caricarvi, anzi sicuramente vi caricherò questo video subito, voi lo vedrete molto probabilmente sabato, quindi siete ancora in tempo. Mandarini. Poi ho preso due confezioni a randomissimo, ragazzi, due confezioni di lasagne, queste qui con spinaci. Sono 12 sfoglie per a pacco. Volevo provarle, devo dire la verità, volevo provarle perché è pure tanto che non faccio una lasagna e volevo provarle un attimo. Poi ho preso per la questione pesce due confezioni di salmone da 250 grammi. Che non so quando mangeremo a questo punto, perché praticamente io avevo intenzione di fare stasera il pesce, però mio marito ha prenotato in un ristorante che ha riaperto qui sul lago, quindi che facciamo? Mangiamo pesce tutte e due? Ma certo, quindi 2 giorni di pesce. Questi invece li ho presi per i figli, sono delle cotolette di platessa, anche queste 250 grammi, quindi loro mangeranno queste e noi mangeremo il salmone. Faccio tutto quanto al forno e semmai metterò delle patate di contorno. Ora vediamo. Poi, mitiche focaccelle che non devono mai mancare a casa mia perché mio figlio ci fa merenda a scuola un giorno sì e l'altro pure. Nel frattempo, se sentite rumori strani, è perché mi arrivano i messaggi nei WhatsApp vari che ho. Adesso mi hanno messo pure il WhatsApp, ragazzi, del Pilates, del gruppo di Pilates, non vi dico altro, cioè mi mancava solo un altro gruppo di WhatsApp e avevo finito. Allora, poi ho preso due confezioni di salame Milano, due confezioni di mortadella. Io prendo sempre queste qui perché tanto a noi ci durano tantissimo, quindi almeno non va sprecato. E queste le avevo presi eventualmente per fare delle piadine. O sabato sera o domenica sera, ora vediamo. Poi, sempre da mangiare, ho preso i mitici succhi di frutta della Puerto Sol che comprano tutti, l'aglio. Ho finalmente trovato, ecco qua quella che farò stasera, ho finalmente trovato il cavolo. Non capisco perché è tutto fradicio, ma va bene. Ho finalmente trovato il cavolo nero che io non avevo mai, 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 ripeto, mai trovato a nessun supermercato nel giro di 2 anni a sta parte. Mai. E infatti rosicavo perché vedevo tutte quante queste ricette con questo cavolo nero al forno. Dico, ma perché io non ne posso fare? Ecco. Finalmente stasera proverò a fare questa ricetta di cavolo nero. Se mi fa schifo, cioè, basta. Se mi fa schifo, cosa fatta? Si ricomincia da capo. Poi ho preso le banane, mitiche banane che non possono mai mancare a casa nostra. Mettiamole qua, se no fa un po' brutto da vedere. Poi ho
Ho preso le arance, questo è un pacco di arance, di queste qui arance di Ribera che vengono dalla Sicilia. C'erano anche le arance, le Navel in offerta, ma cioè, meglio queste che sono siciliane che quelle spagnole. Poi ho preso le cipolle rosse per scorta, perché praticamente le cipolle di Tropea che avevo portato dal mare, mi è rimasta una sola treccia e finirà subitissimo. Queste sono di scorta. Poi ho preso roba mangereccia per i bambini, gli ho preso questi e li andrò a mettere dentro una ciotolina. Le andrò a mettere dentro una ciotolina, così almeno fa pure un po' arredamento. I soldini sono sempre quelli i meglio cioccolatini, secondo me. E poi finalmente, dopo varie peripezie, dopo aver girato e rigirato quattro supermercati, sono riuscita a trovare i dischetti, quelli grandi e struccanti, che mi servono per il viso, perché sennò finisco sempre quelli piccolini che uso invece per gli occhi. Questo è quanto ho preso di mangereccio e è. Passiamo alle cose invece extra del mangereccio. Allora, ho preso, e qui, cioè, ho preso due cose fantastiche. Allora, innanzitutto ho preso questa felpa qua, che io avevo, questa qui sarebbe, questa con scritto Yale, che i ragazzi io avevo quando andavo praticamente al liceo, una felpa del genere con scritto Yale, e l'ho voluta prendere perché è fantastica. È da uomo, perché è il modello, cioè era tra le cose da uomo, c'era questo e quello della NASA ed erano da uomo, da donna non c'era di Yale, però l'ho voluta prendere lo stesso. Poi grigia così con la scritta azzurra classica, mi piaceva tantissimo. Ho preso la L, così possiamo metterla sia io sia Samuele. E cercavo appunto una felpa che non avesse il cappuccio, perché purtroppo io ho tutte felpe col cappuccio, e mi serviva perché quando vado in palestra, soprattutto quando vado a fare Pilates il venerdì, cioè stasera, non attaccano come si chiama, il calorifero, e quindi quando arriviamo noi è ancora freddo. Quindi mi serve una felpa che non mi dia fastidio quando vado ad andare giù con la testa. Ok? E quindi questa mi sembrava ottimale anche per yoga. E poi ho trovato questa che era fantastica, non potevo lasciarla lì. Mi è dispiaciuto solamente che non c'era una misura più piccola, altrimenti l'avrei presa pure per mia figlia. Ed è questa qua, la felpa con la strega di Biancaneve. Allora, sta felpa è fantastica, ha il cappuccio, è bellissima, cioè non vedo l'ora di metterla, perché la strega di Biancaneve è il mio personaggio preferito tra tutte le cattive. Poi ho preso due cosine natalizie che terrò qui in bella vista, perché altrimenti non avrebbe senso averle prese. Sto parlando di questi. Allora, sono due set con delle formiere diverse, con due leccapentola diversi, uno con il biscottino e uno con il pupazzo di neve, che sono le mie figure natalizie preferite. Io non amo tantissimo Babbo Natale, le stelle, le casette, eccetera. Sono più per que queste, per il l'omino di Pandizanzero e per il pupazzo di neve. Infatti c'ho un altro, c'ho un, come si chiama? Una boccia, come si chiamano? Un globo come centro tavola in sala, che ha appunto il pupazzo di neve, però quello lo vedrete poi su Instagram. E niente, l'ho voluti prendere perché mi piacevano tantissimo, innanzitutto i due leccapentola, e poi mi piacevano anche la grandezza delle formine, perché io queste formine ce l'ho di Natale, ma non ce l'ho così grandi, ce l'ho più piccole, e i biscotti venivano sempre tutti quanti un po' troppo piccini. Allora l'ho volute prendere e ci faremo sicuramente dei biscotti questo fine settimana. E niente, eccole qua. Se vi piacciono, andate a dare un'occhiata. C'erano anche tante altre cose, sempre per la cucina, tipo i bicchieri, le bottiglie, eccetera, ma ho voluto prendere solo questi, se no uscivo qui, avevo speso 1,5 miliardi di soldi. E
E niente, adesso sistemo tutto questo ambaradan di roba che vedete qui intorno a moi e vi faccio... Ah, vi devo far vedere, anche ho preso un tappetino per l'esterno, per la porta e ho preso anche la coperta, quindi vi devo far vedere anche queste altre due cose, adesso le vedrete subito.